Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Io sono Meryl. Oggi vi propongo un dolce dalle origini anglosassoni che oramai è spopolato anche da noi, i muffin. Semplici e soffici tortine da personalizzare a piacere. Le mie saranno con gocce di cioccolato. Andiamo! Cominciamo prendendo 125 g di burro ammorbidito e tagliamolo a tocchetti all'interno di una ciotola. Per essere sicuri che il vostro burro sia morbido al punto giusto, dovete lasciarlo fuori dal frigo per almeno un'oretta. Aggiungiamo 135 g di zucchero e mescoliamo a mano o con le fruste elettriche. Dobbiamo ottenere un composto spumoso e cremoso. A piacere potete decidere di inserire della vaniglia. Personalmente non l'ho fatto perché il lievito che andrò ad usare sarà già vanigliato. Andiamo ad aggiungere al composto due uova, anch'esse a temperatura ambiente, mescolandole una per volta in modo da non slegare gli ingredienti. Non mi stancherò mai di dirlo, per la buona riuscita di una ricetta la qualità degli ingredienti è molto importante. Assicuratevi perciò della freschezza delle uova che andrete ad usare. Quando le uova saranno ben incorporate, potremo proseguire. Spegniamo le fruste e aiutandoci con una spatola togliamo dai bordi il composto per riunirlo al centro della ciotola. Passiamo ora alla fase successiva e prendiamo il setaccio. Poniamolo direttamente sopra la ciotola. Prendiamo 265 g di farina 00 e 16 g di lievito per dolci, volendo vanigliato. Se volete potete utilizzare un cucchiaio raso di bicarbonato e 10 g di lievito. Farina e lievito andranno setacciati insieme direttamente nella ciotola col composto. Azioniamo nuovamente le fruste per inglobare le polveri. Noterete che l'impasto diventerà più consistente, quindi stemperiamolo con del latte a temperatura ambiente, versandolo a filo. Ne serviranno circa 130 g. Il mio consiglio è quello di versarne poco alla volta, per meglio tenere d'occhio la consistenza che dovrà risultare bella liscia e morbida. Continuate a mescolare fino a quando il composto risulterà ben amalgamato e riponete definitivamente le fruste. Non avendo gocce di cioccolato, ho preso 100 g di cioccolato fondente e l'ho sminuzzato a mano. Lo stesso risultato lo si può ottenere con un mixer, oppure più semplicemente acquistate le gocce di cioccolato pronte all'uso in qualsiasi supermercato. Unite la cioccolata al composto e con una spatola mescolate delicatamente per non smontare, amalgamando per bene le gocce. Finite di mescolare e prendete una pirofila da muffin, dove potete sistemare, se li avete, dei pirottini di carta, oppure, come me, imburrate e infarinate gli stampi. Questa operazione richiederà sicuramente più tempo e un po' più di confusione in cucina, ma è l'unica alternativa per non far attaccare i muffin. Potete scegliere di usare una sacca poche per trasferire il composto nella pirofila, altrimenti usate una spatola o un cucchiaio. Riempite le forme tenendo presente che i muffin durante la cottura lieviteranno, quindi se possibile non riempite oltre l'orlo col composto. Siamo pronti per infornare. Andranno in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti, oppure forno ventilato per 15 minuti a 160 gradi. Ed eccoli pronti e belli caldi. Lasciateli raffreddare prima di toglierli dalla pirofila. Soffici tortine golose, da gustare in compagnia. Possono essere personalizzate a piacere, ma queste al cioccolato andranno a ruba, quindi tenetene da parte almeno uno per voi. Grazie per avermi seguito. Alla prossima video ricetta. Ciao!